un'iniziativa interessante, un evento interessante che in 100 serate vuole raccontare un po' qual è la storia enogastronomica di questa terra, una storia legata a prodotti di territorio ma di qualità. Alle nostre spalle vediamo degli sponsor che naturalmente rappresentano gli attori di quelle produzioni che riescono a raccontare quella che è l'enogastronomia che da tanti anni in questo territorio riesce ancora ad affascinare. Riesce anche a creare un'attrazione turistica, ad essere motivo di sviluppo economico, perché parliamo di prodotti che hanno una storia alle loro spalle. Una storia che naturalmente è fatta di lavoro, è fatta di sapienza, è fatta di cultura. Bene, questa cultura dell'enogastronomia dell'Umbria e in particolare anche del territorio perugino, che ricordiamo ha oltre 1800 attività agricole, quindi per un certo verso, fino agli anni 60, assolutamente dedicato solo a questo tipo di attività. Naturalmente i prodotti oggigiorno vanno selezionati, vanno scelti, vanno anche presentati in un certo modo. Ed è proprio questa presentazione che a volte, sbagliando a mio avviso, facendo in modo che la rivisitazione del prodotto di qualità venga in qualche modo arzigolata proprio, venga non presentata e non cucinata con quelli che sono gli ingredienti della nostra terra. Parlo naturalmente dell'olio extravergine d'oliva, parlo dei cereali, parlo delle ottime carni, parlo dei vini di qualità che naturalmente derivano da quelli che sono i vitigni autoctoni che noi abbiamo in Umbria. Certamente 100 serate vorrebbe, anzi vuole e sicuramente ci riesce a far sì che questi prodotti possano essere degustati non solo dagli umbri ma dai turisti che naturalmente con un incremento interessante in quest'ultimo anno specialmente hanno modo di visitare le bellezze paesaggistiche che ben si sposano con le bontà enogastronomiche di territorio. Ritengo che ancor di più oggigiorno facciano parte proprio della cultura della nostra civiltà, facciano parte, raccontino un po' quello che è stato il nostro passato e quello che vuole essere anche il futuro nel mantenere ancora questi prodotti con la loro sapidità, con la loro capacità ancora di essere gustati come una volta, naturalmente con quelle tecniche, con quella esperienza, ma anche con quello studio che i nostri chef hanno saputo e sanno anche esportare in altre regioni d'Italia. Ritengo che l'Umbria abbia dei prodotti semplici e questo può essere la carta vincente, prodotti semplici, poco in qualche modo infastiditi da quelli che possono essere ingredienti non autoctoni e che certamente possono veramente vantare il pregio della semplicità e di quella capacità di essere apprezzati per come sono. Ritengo che 100 serate debba diventare quasi un motivo ricorrente, quindi quasi dovesse essere fatta ogni anno affinché possa davvero promuovere non solo l'enogastronomia, ma promuovere tutto il territorio perugino e tutta l'Umbria.